Buongiorno, sono Marco Sirico, sono un IT manager dell'Istituto Nazionale di Statistica, facente parte della Direzione Centrale per l'Informatica e le Tecnologie, ed in questo video vi parlerò della piattaforma Sintesi. Sintesi è una piattaforma generalizzata, nuova, dedicata alla gestione del processo statistico in tutte le sue fasi, dalla raccolta dei dati alla loro diffusione, attraverso tutte le fasi intermedie, come il controllo dei microdati, il controllo macro, la generazione degli indici statistici e la produzione degli output. L'obiettivo principale che ci si è posti nella progettazione di questa piattaforma è stato quello di standardizzare ed armonizzare i processi statistici delle indagini, uniformando il più possibile le scelte sulle fasi di processo da implementare, sugli strumenti informatici da utilizzare e sui metadati a supporto dei processi. La spinta è stata data da uno scenario in cui per ogni indagine, in passato erano stati sviluppati strumenti specifici con database a supporto molto eterogenei tra di loro e con molte ridondanze in termini di servizi sviluppati che hanno generato nel tempo molta inefficienza e difficoltà nella gestione. Per giungere a questo obiettivo ci si è avvalsi di standard statistici come il GSBPM, che serve a definire in dettaglio il processo statistico, il GSIM, che serve per l'uso di modelli informativi standard, e il SISPA, uno strumento per la definizione di interfacce comuni che migliorino l'interazione tra applicativi e servizi statistici. Alla definizione di questi standard, l'ISTAT in passato ha contribuito molto e grazie a questi, nelle varie istituzioni statistiche, ora è possibile parlare un'unica lingua e capire perfettamente di cosa si sta parlando anche e soprattutto in contesti internazionali. La piattaforma Sintesi è quindi una piattaforma molto innovativa. In questa sua fase iniziale di vita è prettamente dedicata alle indagini congiunturali economiche, ma la sua architettura modulare e l'uso di servizi generalizzati potrà permettere in futuro una sua estensione alle indagini strutturali economiche o ad altre tipologie di indagine, sempre nell'ottica di ottimizzare risorse e riutilizzare soluzioni efficaci e standardizzate. La piattaforma consiste di due moduli applicativi sviluppati dalla direzione informatica mediante tecnologie Java e JavaScript. Il primo applicativo, denominato EPANDA, è il nuovo sistema per la raccolta dati con tecnica CAUI, dedicato alle imprese. È dotato di un suo database specializzato per i cosiddetti microdati grezzi, ossia quelli che sono stati inseriti direttamente dalle imprese, ed è integrato attraverso un meccanismo di single sign-on con il portale delle imprese, che è il punto unico d'accesso per le indagini economiche in Istat. EPANDA è perfettamente modulare. Per ogni indagine è previsto lo sviluppo di un modulo ad hoc, in cui è possibile implementare regole completamente parametriche che effettuano controlli trasversali o longitudinali sui dati, aumentando molto la qualità dei dati raccolti. Consente inoltre alle imprese di comunicare con Istat attraverso dei box dedicati, oltre a permettere i salvataggi parziali delle informazioni e le certificazioni necessarie ai fini amministrativi per dimostrare di aver risposto al questionario in modo tempestivo. L'altro applicativo della piattaforma è il sistema S-Survey, il gestionale di indagine che consente di monitorare l'andamento dell'indagine in tempo reale, supportare i rispondenti in caso di difficoltà, correggere i microdati inseriti in maniera puntuale attraverso delle maschere anch'esse modulari, dedicate alle singole indagini e alle loro specificità. Inoltre, permette di effettuare i controlli sui valori aggregati e generare gli indicatori statistici funzionali ai comunicati stampa. Sono previsti ulteriori sviluppi legati a funzionalità come la destagionalizzazione dei dati, la produzione di output verso Eurostat e verso il data warehouse ufficiale dell'Istat, il punto stat, la gestione di tutte le tipologie di eventi legati alle imprese che possono avere influenza sul campione di indagine e sui dati trattati. La piattaforma è stata inaugurata ad aprile 2021 con l'indagine dei prezzi alla produzione dei servizi, ed è appena stata estesa all'indagine dei prezzi all'importazione. A febbraio 2022 verrà estesa ai prezzi alla produzione industriale, mentre nel corso del prossimo anno è previsto l'ingresso di ulteriori indagini del cluster dei fatturati. Questo permetterà di realizzare una sempre maggiore economia di scala, sia per chi gestisce gli aspetti informatici delle indagini che per gli statistici, che possono beneficiare di strumenti più moderni
e uniformi tra le varie indagini, concentrandosi quindi sugli aspetti di business più che su quelli tecnologici. Grazie per l'attenzione.